Allora, anche così, se F è olomorfa in omega e T è contenuto in omega e la frontiera di T è sostegno di una curva semplice e regolare a tratti, omega semplicemente con S. Integrale lungo la frontiera di t di f di z in dz è uguale, nel senso che noi abbiamo anche dimostrato che l'integrale lungo la frontiera di t non dipende dalla parametrizzazione, perché se vi ricordate nella dimostrazione a un certo punto eravamo arrivati all'integrale di una forma differenziale lungo la frontiera di un insieme. La frontiera di un integrale di una forma differenziale lungo la frontiera di questo insieme non dipende dalla curva. Un minimo di regolarità di questa frontiera ci vuole, quindi supponiamo che esista almeno una curva che lo gira. Quindi possiamo scriverlo così. Qua ovviamente teorema di Cauchy non è la versione nella quale noi l'abbiamo dimostrato, perché T non era solo semplicemente connesso era stellato, qua c'era qualche ipotesi in più, ma insomma abbiamo detto sono tutte cose che si possono rimuovere, ok? Allora, mi piace scritto così perché invece di fissare la curva fissi T e fare l'idea sulla frontiera. Adesso andiamo a vedere quindi lo diciamo scritto in due versioni, la prima è come veramente l'ho dimostrato, la seconda è, diciamo, innanzitutto scritto in maniera un po' diversa, ma soprattutto sono state rimosse quelle ipotesi tecniche che ci sono servite per la dimostrazione, ma in realtà non serve. Adesso voglio andare a vedere se quell'integrale fa sempre zero. Io voglio andare a vedere quanto fa l'integrale, allora, teorema, F olomorfa in omega, poi T come sopra,
riprendetelo anche compatto. Cosa vuoi? Cioè, perché io voglio prendere compatto? Perché potrei dire bei contenuti in omega, cioè cosa non voglio? Non voglio che la frontiera di T vada a finire sulla frontiera di omega, perché magari sulla frontiera di omega la F non è definita, no? Quindi voglio che sulla frontiera di T stia tutta in omega, quindi non ci siano proprio, cioè rispettate la frontiera. Quindi T come supera. Allora io adesso poi prendo Z0 che è nella parte interna di T e allora stavolta voglio andare a fare l'integrale sulla frontiera di T e stavolta la devo orientare positivamente. Prima non c'avevo bisogno di orientarla perché e tanto fa 0, o la oriento positivamente o la oriento negativamente, farà sempre 0. Chi voglio integrare? Stavolta voglio integrare f di z fratto z meno z0 in z. E questo dico che fa 2 pi greco per f di z. Faccio una, allora chiamo D la distanza tra z0 e la frontiera di T. Se vi ricordate la distanza è la minima, allora la frontiera di T è compatta pure lei. Quando vado a fare il minimo della distanza di z0 dai punti della frontiera, questo stiamo parlando di funzioni a variabili, diciamo a valori reali, no? Quindi continue, e quindi minimo di una funzione continua su un compatto c'è, cioè, ed è positivo. Punto più vicino, oh, non lo so, forse non sarà questo, sarà questo, però certamente c'è un uno più punti che stanno più vicino, ma non è detto che sia uno. Per esempio, se prendete un quadrato, vedete il centro del quadrato, i punti più vicini della frontiera sono qua, 1, 2, 3, 4. Però c'è la distanza. Nel momento che c'è questa distanza, io prendo un cerchietto di centro z0 di raggio R, C è la, diciamo, sì, il cerchio di centro 0,0 di raggio R. E allora vado a considerare la parte, ovviamente R lo prendo più piccolo di poi vado a prendere la parte interna di T meno C, cioè da T rimuovo questo. Allora, questo insieme non è semplicemente connesso.
Però io lo posso rendere semplicemente connesso qua. Non mi fate fare una spiegazione formale perché sennò facciamo notte. Aggiunge, allora questi li faccio separati, però voi immaginate proprio come se fossero molto vicino o proprio lo stesso più o meno. Questo insieme qua, quello che vedete disegnato tranne il cerchietto e il corridoio che porta fuori, adesso è semplicemente connesso. Questo qua buchi non ce li ha, perché non ha buchi? Perché è stato, questo qua, se vi ricordate, è un taglio che elimina il buco. Questo qua buchi non è. Quindi quando io vado a fare l'integrale, allora la mia funzione f è omorfa, f di z su z meno z da 0 è olomorfa su 0 meno c, o no? Perché questa qua, questa è olomorfa, z meno z da 0 è olomorfa, ah vabbè, però z meno z da 0 vale 0 in z da 0, ma noi z da 0 ce l'abbiamo tolto, ci abbiamo tolto il cerchietto. Quindi se io tolgo il cerchietto, anche senza fare il corridoio, la funzione è omorfa. Il problema è che l'insieme non è semplicemente connesso. Allora io per questo devo fare il corridoio, perché se no non è vero che l'integrale. Quindi una volta fatto questo corridoio, chiamo questo insieme, lo chiamo TR. Ok? Allora l'integrale su dtr più di f di z fratto z meno z da 0 in dz deve fare 0. Quindi tr di f è t meno il cerchietto più questo, e anche ci devo togliere questo piccolo corridoio. Questo corridoio potete immaginarlo piccolo quanto vi pare. Però andiamo a vedere come si fa a percorrere la frontiera di TR positivamente. Allora io devo girare in senso antiorario qua, in senso antiorario qua, poi devo andare in questa direzione, poi vedete devo girare la frontiera di C di Z0 R in senso orario, perché vedete qua arrivo in senso antiorario, quindi qua devo girare in senso orario, poi devo ripercorrere il corridoio verso l'esterno e poi ho finito di girare. Quindi da questa uguaglianza cosa segue? Segue che l'integrale su dtq di f di z fratto z meno z da 0 in dz meno l'integrale su dc z da 0 r più di f di z fratto z meno z da 0 in dz, poi ci dovrei mettere l'integrale lungo i due segmenti del corridoio. Ma questi due segmenti, se voi li immaginate sovrapposti, cioè talmente vicini che sono sovrapposti, cosa significa? Significa lo stesso segmento percorso una volta in un senso e un'altra volta nel senso opposto. Quindi quei due contributi si cancellano. Questo deve fare, perché qua meno, perché o ci metto o ci metto più e metto che viene percorso in senso orario, oppure ci metto meno e metto che viene percorso in senso antiorario. Perché questo qua, se questo esterno veniva percorso in verso orario, questo interno, la frontiera interna, doveva essere percorsa nell'altro verso. Provate. Se lo percorro nell'altro verso, cioè i due versi di percorrenza sono quello esterno e quello interno, sono ok. Ma allora porto questo a destra
e dico che è vero questo, però ogni R maggiore di 1. Ok? Vabbè, a questo punto mi rimane da andare a fare il conto di quanto vale questo integrale. Io cosa so? So, allora, chi è la parametrizzazione, una parametrizzazione di dc z0 r di u? Come si parametrizza? Io dico che z0 più r per e alla i t, vabbè, teta, mettiamo teta questa volta, tale che teta è compreso tra 0 e 2 più 3. Perché? Chi sono questi punti? Z0 più r, r per e alla it, o l e teta, cosa fa? Gira attorno, quando faccio z meno z0 rimane r e alla it, quindi è la circonferenza di raggio. Ci siamo qui, fino a qui? Quindi la mia gamma di teta non è altro che z0 più r per e alla i teta. Allora, quando io vado a fare, allora, innanzitutto, per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un delta maggiore di 0 tale che se r è minore di delta, allora f di 0 meno f di z0 è minore di epsilon. Va bene. Oh. Qua mi sono dimenticato di fare un lemma. Quando io ho che l'integrale di f di z lungo gamma in de z in modulo questo è minore uguale del massimo del modulo di f su gamma per la lunghezza di gamma. La lunghezza di gamma sarebbe la lunghezza di gamma di n r2. Sarebbe la lunghezza della mia curva vista. Questo non voglio. È una fesseria questo esercizio, poi lo dimostriamo, però non voglio dimostrarlo adesso, perché non mi voglio distrarre dalla cosa principale. Allora, cosa voglio dire qua? Quindi io devo andare a fare il mio integrale lungo c di z0 r dc più di f di z fratto z meno z0 in z. Allora, questo integrale qua è l'integrale tra 0 e 2 pi greco di f di gamma di teta, dove gamma, anzi scriviamo proprio di f di z0 più r per e alla i teta, fratto
E chi è z meno z0 sul lungo campo? Continuo per z0 che rimane? R e alla i t per dz. Chi è dz? Quando derivo rispetto a teta, qua mi viene, questo scompare, mi viene R per I, per E alla I teta. Quindi qua viene R per I, per E alla I teta, ed è. Vabbè, semplifica pure la R. Ok? Allora, io qua cosa posso scrivere? Posso scrivere, questo è uguale a i integrale tra 0 e 2 pi greco di f di z0 in dθ più i integrale tra 0 e 2 pi greco di f di z0 più r e alla i teta meno f di z0 in dθ. Cioè non ho fatto altro che aggiungere e sottrarre f di z0. Quanto fa questo integrale qua? F di z0 è 1 costante. Poi qua c'è i, la lunghezza di 2π e fa 2π. E questo qua fa un certo sigma r tau r, che non ho tau r, cioè una quantità che dipende da r, però è un numero complesso, chiamiamolo omega r, così è più chiaro che è complesso. Però il modulo di omega r, il modulo di omega r, quando faccio il modulo, intanto viene il modulo di I che fa 1, poi viene il modulo di questo. Allora posso maggiorarlo, suppongo che R sia minore di delta, ma se R è minore di delta, due punti, se Z cioè sta nel cerchio di centro Z0 e raggio delta, se R è minore di delta sta sulla circonferenza di raggio di centro Z0 e raggio R, quindi ci sta dentro il cerchio di raggio delta, la differenza in modulo è minore di epsilon. Quindi il massimo del modulo di f di 0 a lungo gamma lo posso maggiorare con epsilon, perché tutti questi valori sono piccoli di epsilon. E qua lo devo integrare lungo la lunghezza della luna, fa 2 pi greco, e quindi ho trovato che questa differenza è piccola. Che significa? Che quando r tende a 0, questa differenza deve tendere a 0. Come si fa a dimostrare che tende a 0? Fisso un epsilon piccolo come mi pare, se r è abbastanza piccolo, questa differenza è abbastanza piccola. Questa è esattamente la dimostrazione che quella tende a 0. Se non mi piace il fatto che qua ci sia 2π, qua mi trovate epsilon 2π. Non è un problema. Epsilon per la costante non è. Quindi, che significa? Ma allora, in realtà, siccome questi però devono essere uguali, e questo per r che tende a 0 tende a 2π i f di z a 0, che significa? Che in realtà questo, questo qua è costante, non dipende da r. Perché non dipende da r? Al limite tende a questo, ma sempre uguale a questo, questo dipende da r. No, questi sono tutti uguali. Siccome tendono a questo valore, vuol dire che tendono sempre uguale a questo valore. Allora, questa funzione, questa integrale qua, dipende da r. Per r che tende a 0, tende a questa costante qua. Ma siccome in realtà non dipende da r, a priori dipende da r e tende a questa costante qua, questo l'abbiamo dimostrato. Ma noi sappiamo anche che non dipende da r, perché è sempre uguale a questo, qua r non ci sta. Quindi in realtà questi sono sempre uguali a questo e uguali a questo.
campo, se in caso ti fate 5 serie di temi, spero che ho detto di fare un po' di esercizi, ma ormai un quarto d'ora non facciamo niente. Ormai allora facciamo così, siccome c'ho solo un quarto d'ora, faccio lo sviluppo in serie di temi, ma martedì prossimo ve lo ripeto, così ce l'avete due volte, lo vedete, poi ce l'avete due volte sulle video lezioni, così. Beh, questa formula è notevole, perché dice, attenzione, questa formula com'è vincolata, perché ci sta, dipende da 0 a 0, sta 0 a 0 qua, questo è quello che conta, cioè 0 a meno 0 a 0 su 2. Poi ci puoi girare come ti pare, ovviamente una volta sola. Usiamo gli insiemi, facciamo la frontiera, perché la frontiera viene parametrizzata in maniera semplice, no? Cioè la frontiera tu quando la percorri, mica la percorri due volte. Ok? Quando si parla di grafi sulla frontiera, se la frontiera si sostiene in una curva regolare semplice, si intende percorsa una volta sola. Quindi per evitare il problema. Allora, andiamo a vedere un po' qual è il ragionamento. Lo voglio fare anche perché abbiamo fatto tanto sforzo, è vero che pure la lezione pomeridiana quindi non è particolarmente agevole, però c'è un patrimonio di 2 ore di lezione che è meglio che non vada a studiare. Allora. È questa qua, io ho omega, adesso non lo dimentico, è grande, poi c'ho chi, poi c'ho 0 a 0, e poi c'ho 0. All'interno del cerchio di centro z a 0 raggio r, quindi questo è r e io so che z meno z a 0 è minore di r. Allora io cosa so? Adesso io parametrizzo la frontiera di T in senso anti-orario. Ma io cosa so? Per quello che ho detto prima, anche Z sta nella parte interna di T. Quindi io devo scrivere, posso scrivere, non devo scrivere, che l'integrale su DT più, allora qua ci voglio mettere meno Z. Non voglio farlo con meno 0 a 0, voglio fare meno 0. Ma qual è il problema? E mo la variabile di parametrizzazione come la chiamo della frontiera? L'altra variabile, dove è definita la f, come la chiamo? Se uso z come centro, devo cambiare nome. E qua usiamo z. Quanto deve fare? Allora, quindi integrale di f di z su z meno z in dz, vi ricordate analisi 1 quando la z greca era stata chiamata z? Perché stavo a pensare analisi 3. Quanto deve fare? Che sta scritto là? Se al posto di z ci metto z, quella è una variabile di servizio, non serve a niente, ma se al posto di z da 0 ci metto z, quanto deve fare? L'integrale prima faceva 2 pi greco i f di z da 0, ora farà 2 pi greco i f z. Ma va, questo lo so, beh, dice che ci azzecca z a 0. Qui viene il bello.
Allora io cosa posso scrivere? E qua posso scrivere integrale su detti più di f di zeta fratto zeta meno z0 meno z meno z0, o no? Di zeta. Aggiungo e sottraggo z a 0 a 0, non da meno. Ma chi è più lungo? Z meno z a 0 o z meno z a 0? Z meno z a 0, perché z meno z a 0 è maggiore di r, perché il cerchietto stava tutto in t. Quest'altro è minore di r, perché, sempre perché sta dentro il cerchietto, quindi questo è minore di r e minore di s. Questo in modo è minore di r e minore di s. Quindi io qua posso continuare e dico, se abbiamo un po' di spazio, posso scrivere integrale su detti più di f di zeta zeta meno z a 0, lo metto in evidenza e qua mi viene 1 meno z meno z a 0 fratto zeta meno z a 0, sempre il dz uguale, certo, se ci pensate il primo che ha fatto questa dimostrazione è un genio, secondo me, uguale. Adesso, qui, questa qua, 1 fratto questo, che cos'è? Non è la somma di una serie geometrica, questo lo chiamate V doppio, modulo V doppio è modulo di questo è meno di 1. Abbiamo visto prima, perché questo è meno di r, questo è più grande di r, quindi questo è meno di 1. Quindi come la posso scrivere? Posso scrivere integrale detti più, qua c'ho f di zeta fratto zeta meno z a 0 per la somma per n che va da 0 a più infinito di z meno z a 0 alla n fratto z meno z a 0 alla n in dz. E fino a qua poco male. Adesso guardate bene, io dico che questa serie si può buttare fuori perché la convergenza di questa serie, la convergenza di questa serie non solo è puntuale, non solo è assoluta, ma in realtà è totale. Totale, se vi ricordate, era meglio che uniforme. E quando la convergenza era uniforme, gli integrali si potevano portare fuori. Sì, ma quello era l'integrale invariabile reale. Sì, ma alla fine quando parametrizzi questo l'integrale invariabile reale. Una volta che vai a sostituire. Diciamo che la cosa si può giustificare in maniera, cioè, concettualmente si capisce, anche la giustificazione più rigorosa non la facciamo mai così. Sì, questa serie si può portare fuori. Si può portare fuori perché questa convergenza. Quindi se questa si può portare fuori, qua mi rimane somma per n che va da 0 a più infinito, e ma questo pure lo posso portare fuori, perché questo integrale che cos'è? In zeta z non, è, non dipende da zeta, z da z non dipende da zeta, e quindi posso portare fuori. Quindi ottengo z meno z da 0 alla n per l'integrale
per l'integrale su d più di f di zeta fratto zeta meno zeta 0 alla n più 1 in d zeta. Adesso, se questa uguaglianza la riscrivo come f di zeta uguale somma per n che va da 0 a più infinito di cn per z meno 0 0 alla n, chi è cn? Chi è cn? Cn non è altro che 1 su 2 pi greco i, perché ricordate che qua c'è 2 pi greco i, quindi se voglio f di 0 lo devo scaricare dall'altra parte, e l'integrale su d più di f di di f, qua posso metterci pure di, vabbè, di zeta fratto zeta meno z0 alla n più, non ci voglio mettere 0 perché poi la 0 non vale qua, se no, però in realtà adesso che è diventata una variabile di servizio la potrei richiamare 0. Quindi cosa ho scoperto? Questi sono numeri. Sono numeri che si calcolano, sono fissi, perché la frontiera di t è fissa, 0 a 0 è fisso, l'ho preso come centro della, per sviluppare una serie di potenze. E allora cosa vedete? Che fino a che z non arriva sulla frontiera di t, cioè fino a che la distanza di z da 0 a 0 è minore della distanza dalla frontiera di t, cioè fino a che non ci stanno i doppi, la mia funzione f di z si può scrivere come una somma della, di una serie di potenze di centro z a 0, dove c con n sono questi qua. Ma se crediamo a quello che abbiamo detto prima, anche se non l'abbiamo dimostrato completamente, cioè che la somma di una serie di potenze funziona come in R e quindi è derivabile di tre volte, questa qua chi era? Questa qua non era altro che la derivata ennesima di f nel punto 0 a 0 fratto n fattoriale. Quindi cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto quante volte è derivabile f? Qua in questo cerchietto infinite volte, che è la somma di una serie di potenze infinite volte. Non solo, abbiamo scoperto pure una formula per trovare la derivata ennesima in un punto qualunque. Io pio z a 0, così fa la derivata ennesima, n fattoriale fratto 2 pi greco i, questo integrale qua. Quindi chiaro che ci sono varie cose, che vari, molti puntini sulle i che vanno messi, i mastellini mettiamo. Alcuni, quelli che possiamo mettere, quelli che non vogliamo mettere, come per esempio prima le ipotesi tecniche, quelle ce le lasciamo, perché no, perdiamo troppo tempo. Però alcune cose le preciseremo meglio. Però il concetto è molto semplice, cerchiamo di fare un attimo il riassunto. Un minuto più recupero. Allora, riassunto è questo qua. Le serie di potenze sono derivabili infinite volte, come prima. Sono analitiche. Ma le funzioni olomorfe sono serie di potenze. E quindi sono analitiche. Quindi l'esistenza della derivata prima, in senso complesso, è molto più pesante dell'esistenza della derivata prima nel caso delle funzioni reali di variabile reale. Là, cioè, la derivata prima, la derivata seconda ci poteva benissimo non essere. Qua, se c'è la derivata prima, la funzione è analitica. Perché? Perché valgono le condizioni di Cauchy-Riemann. Perché? Perché con l'integrale là fanno 0. Perché? Perché con l'integrale là fanno 0. Per tutta questa sequenza. Quindi, come vedete, abbiamo ottenuto
ripeto, con varie precisazioni da fare, che una funzione olomorfa deve essere per forza localmente la somma di una serie di potenze. Ok? Ci vediamo. Attenzione.